Ma che dire di questo menù anche un po' Persona 5 con questa musichetta? Tu che dici? Beppe, Ah, posso parlare? Io sono Ale. porco di... Se senti di essere a rischio suicidio o autolesionismo? Ma in che senso? Nel senso, se ti vuoi far fuori, devi chiamare un professionista. Ma cosa c'entra col... Ma perché il gioco c'ha una storia di questo tipo qua, perché sennò... Mi sa di sì, forse. Forse mi sa di sì. Perché è apparso anche un Beh, messaggio. zitto, porco di... Is a sign of weakness. It's running away. Ah sì? The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that. To adult me. Ok. Parole forti che non condivido. Non si vede un cazzo. Voglio mostrarti una cosa. Puoi venire alla villa. Oh, yeah. Maya told me to come here. No, direi. Non ci vengo alla villa, mi spero, rotto il cazzo. Perché già dove mi sono svegliato. Sì, vabbè. Palesemente PT. Che dire? Un misto tra PT e Resident Evil 7. Sembrerebbe anche, mi sembra anche gli stessi caratteri nel. Allora, apriamo sta porta. City of No Hope. Interessante. Villa. This model. Is it this building? A me non mi sembra una villa. È No, comunque devo dire inizio criptico, già non si riesce a capire un cazzo, un comunque devo cazzo, sì, dire... esatto. Progetto di ricostruzione Kettenstad, una panoramica. Kettenstad è una cittadina che vanta un lungo e fiorente passato di roccaforte di confine. Nel lungo corso del... non so più leggere, molti ventenni hanno abbandonato la città in massa, destando non poche preoccupazioni. L'obiettivo di questo progetto su larga scala è ricostruire Kettenstad affinché torni alla gloria di un tempo. Ciò sarà reso possibile dal contributo di alcune società di investimento cinesi. Il tema è quello della rivitalizzazione. Le proprietà create dalle multinazionali giapponesi nel 2008, ormai abbandonate, sono da tempo un problema. Grazie alla loro riqualificazione è possibile ridurre notevolmente i costi e utilizzare al meglio la nostra visione. Realizzare la mia nostra visione. Stanno facendo delle case popolari negli edifici So this commerciali place didn't abbandonati, always praticamente. suck. In Germania, Parents dreamed chiaramente, of perché. this. Kattenstad. Ma no, vabbè, ha parlato di Kettenstad, In effettivamente. Giappone. Giappone, proprio di Sì. parlata. No, effettivamente in Boh, Germania, poi ha se. parlato di Cina, però. No, Sì. multinazionali Investimenti cinesi. giapponesi, investimenti Sì. cinesi, però effettivamente anche la rivista è in tedesco. L'orsacchiotto qua, ci casiamo. Esamina. I progetti di ricostruzione hanno subito l'ennesima grave battuta d'arresto a causa della pandemia di Covid-19, che ha ridimensionato l'interesse da parte degli investitori esteri. I precedenti progetti di rilancio della città non si materializzarono a causa dell'instabilità monetaria susseguente alla crisi economica mondiale. Fu questo il motivo principale che portò a riconsiderare il coinvolgimento di multinazionali giapponesi. Due tentativi di ricostruzione.
E due fallimenti dovuti a circostanze esterne. La ripresa di Kettenstadt continua ad essere una strada in salita come in salita la disoccupazione. Il consiglio cittadino sta vagliando le opzioni di rivitalizzazione. Chi è? Chi è? Chi è? Sì? Schiavi del sistema, chi è? Gesù Cristo apre la porta. Permesso. Chi è? Avanti. Cucù. Dove sei mai? Qua c'è delle porte. Niente, questa non si apre, Dove chiaramente. sei, Maya? Tra l'altro, Maya non ho capito. Cioè, Maya. Porco. Quando... Non si apre. Sento dei rumori della Madonna. È abbastanza. C'è veramente dei rumori della Madonna. No exit, capito? I'm trapped. I've always been Co trapped. come sempre. Avviso di controllo provvisorio. Alla cortese attenzione dei residenti del complesso Villa. Abbiamo ricevuto numerosi quesiti riguardanti la gestione di questo edificio in seguito alle recenti notizie. Dovremo quindi organizzare un incontro. Va bene. Niente, questo è di condominio, capito? Allora, aspetta. Esatto. Io Capiamo. andrei in questo corridoio, Qua c'è la porta alla stanza 202. Finalmente c'è la entriamo. 202, io sono entrato. Perfetto. Ma fa attenzione quando si entra in queste porte. Maya. Abito un posto del cazzo. Abita in un posto del cazzo, mai, indubbiamente. No, quello che stavo per dire è. Cioè, prima abbiamo visto palesemente un altarino di una persona morta, Maya. Sarebbe la persona. Ho sentito un rumore che non capisco se è nel mio condominio o nel condominio del gioco. Inizia a vibrare un po' il joystick. Ti vibra il joystick? Sì, sento. Ah, perché ce l'avevi, secondo me il coso. Sì, è la venta, però è carina sta roba. Cioè, senti. Sì, è carina, ma c'ho l'ansia. Aspetta, stiamo calmi. Ma cosa c'è qua? A un graffitaro bastano una bomboletta di vernice e una parete vuota. A Kettenstadt le pareti di un famoso edificio si sono trasformate nelle tele di numerosi artisti di graffiti, e va bene. Ed è qui che troviamo le opere di CB, una vera star dei social media. La firma dell'artista è Cherry Blossom. Ah no, aspetta, c'erano altre. Ah, è Maya? Aspetta, perché non ho letto le altre pagine. L'arte di CB ha conquistato il cuore della gioventù locale e abbiamo cercato di contattarla per un commento. Ecco la sua dichiarazione. No, no, hai rotto il cazzo. Non faccio È altro. No, è la perfetto. telecamera. No, hai rotto il cazzo. No, si è rotto il Rotto il cazzo. cazzo. Non faccio altro che mostrare che queste ciò che queste ragazze provano dentro ma non riescono ad esprimere. Chi prova empatia con le ragazze del disegno probabilmente sta vivendo la stessa esperienza. CB ha inoltre precisato che i fiori che dipinge sulle ragazze scaturiscono dalle loro cicatrici. I fiori rappresentano i traumi del passato, vogliono lasciarseli alle spalle. Va bene. Ok, qua ne Qua c'è abbiamo un bel esempio. Esamina. Did Maya do this? Così. CB. CB. Cherry Blossom. Direi di sì. That's Maya's signature. She's amazing. È bravissima. Che The succede? city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. Capito, Maya? What are you hiding inside? C'hai i denti gialli, Maya, però. Don't worry about what people think. Be proud. Tanto si vede lontano un miglio che la voce è doppiata, non è lei, cioè è Sì, sincronizzata sì, sì. male con il labiale. Ma è Could I gratis. ever Io be però proud of myself? questa sensazione Sento che stavo fare diventando miau. orfo. Aspetta. Ma che cazzo?
C'è un bambino. Un bambino. Porca. È vero che fa un casino ridere sta storia. Andiamo dritto. Cazzi del bambino. Andiamo. Cucù. C'è Gesù. No, ok. Aspetta. Allora a destra si va. Cosa succede, amico? Sì. C'è qualcuno? Raga. Tu. Amelie, scusa se non rispondo. Se rispondo solo ora, mi sono addormentata. Testa di cazzo, mi devi rispondere subito. Oh, vai tranquilla. Non volevi farmi preoccupare. Ci sei riuscita male. Eva? Tu sembra di parlare con Beppe. Gli scrivi, non ti caga. Ah, è chiaro. Io pensavo con Cesco, si è addormentato. Ah, vero. Effettivamente, forse un po' più Cesco. Ok. Qua abbiamo dei biglietti. Insane, insane creep, insane loser. Ah, questa è la mia stanza. Sai che la grafica non è bestiale comunque della faccia di lei? No, effettivamente. E vabbè. Slut. You will never become anything. Abuso e abbandono di minori a Kettenstad. Secondo una recente indagine statistica, il tasso di abusi sui minori relativo all'anno scorso era il doppio rispetto alla media di altre nazioni sviluppate in Europa. Si pensa che la causa sia un recente dissesto economico e la risultante povertà. Mia mamma... In Europa, in altre nazioni sviluppate in Europa. E qua non c'è un cazzo, andiamo avanti. Non so bene come mai dal trailer sembrava più figa la grafica della faccia di lei, cioè. Beh, qua praticamente abbiamo il Tavor, il Targin, antidepressivo. Tutto c'è. Ne è abbastanza. Vabbè. Nel caso sai dove trovarmi. Allora. Vabbè, qua non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo niente qua. Chi è? Cosa senti tu? Eccolo lì. Allora, così a naso ci siamo tagliati le vene nella vasca. Proprio così. Sì, a naso effettivamente. Ho paura. Esatto. Ah! È colpa mia. Vedi, anche le mani sono fatte strane. Sono fatte di... state di mega cazzo, sono storte ste mani. Vabbè, ragazzi, cioè... È gratis. No, ho capito che è gratis, però... Hanno detto, senti, è gratis, anche se le mani sembrano... Ah, lei si tagliava perché la mamma la trattava male, capito? La abusava. Fino a qui... Sì, ma qua c'è un po' di schifo, ragazzi, via caldo. Non sì, è chiaro, il viacale è la soluzione dei mali. Allora, niente, si va a destra? No, non si può andare a destra, c'è niente, si torna indietro praticamente. Si torna nella stanza. Chi è? Amelie. Sì. Sono ancora stanca, ma tu Anita? Cosa cazzo vuoi? L'altro giorno non avevi una bella cera. Sto bene, a quanto pare. Tranqui. I farmaci ci stanno, ma la terapia invece in che senso? Vabbè. Lo sono meritato. Bah. Ha fatto qualcosa. Li aveva scannati, oh.
Andiamo via perché tanto devo tornare indietro. Sento tutti questi rumori, tipo voci, mi ricorda Ho capito, Senua. Senua. Questo l'abbiamo letto, dei bambini abbandonati, andiamo via. Basta. Maya. Non è Maya. Così a naso quella lì non è Maya. Devo Come correre. scappo? Me la sento dietro. Dove cazzo devo andare? Porco. Ma perché? Corri, porco di... Ma se corre troppo piano. Beh, boh, e si ferma. Sei sicuro? Sei sicura? Sei sicuro? Pronto? Maya? Ciccia! Cioè, nello studio. Maya? C'è un mostro. C'è un mostro di... Che mostro di Cristo! Io ho scritto quello. Noi abbiamo scritto quello. Allora, Maya, Vabbè. Guarda. allora, continuano i suicidi di adolescenti presso un ormai noto edificio. Un condominio fatiscente di Kettenstadt è diventato tristemente noto per i numerosi suicidi che ogni anno coinvolgono ragazze e adolescenti decise a gettarsi nel vuoto dal tetto del palazzo. Nonostante gli episodi reiterati e lo stato di abbandono del condominio dovuto alla bancarotta della società di sviluppo e gestione, l'edificio in questione rimane facilmente accessibile. La triste reputazione del luogo non sembra scoraggiare i ragazzi disoccupati della città che lo scelgono come luogo di svago o i giovani graffitari che lo sfruttano per le loro opere. Tutto questo avviene mentre il timore per la sicurezza dei residenti cresce col passare dei giorni. Please. Anche Io non ci Maya. andrei per svagarmi, She però. has been acting weird lately. Sto provando a guardare fuori dalla finestra. E c'è tutta nebbia, ovviamente, quanto Silent Hill. Valentina, esatto. Tu, se vedi, le case sono abitate, c'è delle luci, dei palazzi, Sono le popo, le popo, le popo. Vediamo da questa parte cosa si vede. Medellin, siamo perfidi dalle popo. Esaminiamo un po' qua. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. Ah, sì? With most flowers, the rot sets in. Ah, ma sai perché? Perché probabilmente giustamente sono un coglione. Not cherry blossoms, Cosa? though. Perché il doppiaggio è in inglese, ma la tizia parla in They giapponese. bloom Il labiale è in beautiful. giapponese. They fall beautiful. That's how I want my life to be. Ok. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Ok. La porta qua non si apre, c'ha i sigilli di Naruto sopra. Lì È vero. forse si è aperta un'altra finestra. Non capisco. Aspetta che sono confuso sul da farsi. Andiamo dall'altra Anch'io. finestra. Io vedo una luce rossa, due luci rosse. Ah, ma sono normali, sono delle antenne tipo. Ok. Esatto. E c'è una porta qua. Non è che c'è una porta qua che si torna indietro. Torniamo Ah, indietro. niente, forse non puoi andare nelle altre porte. Devi Sinistra o stare lì. destra? Destra c'è un cazzo, c'è un E lucchetto. monster. Esatto. Allora. Where is the studio? Qualche calo ogni tanto, devo dire. Sì, è vero. Esamina la nebbia dei social media, solitudine e ansia negli adolescenti. Tutti gli adolescenti intervistati hanno affermato di provare vergogna per i selfie spinti pubblicati online. Hanno altresì affermato di aver provato ansia quando queste foto non ricevevano like. Ciò che tutti i ragazzi avevano in comune era un livello di autostima molto basso. Nel complesso, maggiore era il livello d'ansia e minore la fiducia, più pronunciate erano le loro reazioni all'attenzione positiva. Per un individuo adulto, la sensazione di appagamento provata dopo aver ricevuto un like su una piattaforma online è difficilmente comprensibile. Inoltre, gli adolescenti non sono in grado di considerare positive le proprie azioni, nemmeno quando queste vengono accettate, un po' come me. Ciò porta rapidamente a un senso di sfiducia e a un'ulteriore ricerca di attenzione.
Gli adolescenti che non hanno raggiunto la maturità psicologica rischiano di cadere nella ricerca tossica di approvazione. Tocca un balcone. Temi interessanti questo gioco, devo dire. Qua c'è un balcone, sono curioso. Vediamo sotto cosa succede. Ah, sotto non è il coso... esatto, l'altarino di prima. Esatto. Ok, quindi cadi, non è l'altarino a lei, l'altarino alle cristiane che si ammazzano in sto posto, capito? Sì, esatto. Generico. Cucù. Chi c'è qua? Ah, è lungo come balcone. E di qua non ti fa entrare, però. Avete rotto, non ti fa entrare, niente. Vabbè, niente, siamo venuti qua, abbiamo scoperto cos'era l'altarino e si torna indietro, va bene. Sta musica ha quasi rotto il cazzo, quasi. Quasi, si torna indietro, qua c'è Trash Room, chiusa. E? Qua c'è niente, praticamente. Sono solo delle latte di vernice, comunque, delle... che paura. Sì, perché qua ci graffittavi, ti vediamo. Che paura, raga. Dice il lucchetto. Storsacchio. Pronto? Si sentono in colpa. Comunque, più pensato all'università, ma ti pare il momento di spaccarmi i coglioni. Non devi decidere subito. Farò così. Vabbè. Sembra di parlare con... te lo spiego poi. Okay. Non sono Maya, ok? Ma... Lee doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. Ma l'altro non si poteva impostare la lingua originale, cazzo. In this town, say graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. Mm. Però, invece, non c'è via d'uscita. Senti dei palazzi del cazzo. Ma vero? Ma essendo sedentino, dobbiamo preoccuparci di eventuali sirene che partono, perché se no mi cago addosso. Potrebbe essere. Vedo le sirene che si sentono. Maya. Poi le porte aprile un po' più con calma. Skizzenbuch. Aspetta, che qua c'è lo Skizzenbuch. Fammi vedere. Sì, ma anche fosse lo studio, no? La domanda è come cazzo vive tua sorella, perché nel senso... Ma manco le trap house dei Sakura. Madame Burger. Sono belli. Manca l'artbook di Dell'Otto. Allora, so full of life. Pronto? Quindi? Sei qui? Sì, sono qui. Da mo. Sono qua. Pericoloso. Mai hai rotto il cazzo, così a naso. Why won't she reply? Where are you? Attacco di panico. Attacco di panico. Mi era la luce riflessa lì, sì. Va bene, Skizzenbuch. Abbiamo visto in book.
Ecco, ovviamente, lo sapevo che crollavo quel tevo lì, me lo sentivo, quel telo lì. Manca metà del Sognato, sì. disegno, guarda, ti faccio lo spoiler, manca metà del disegno, l'altra metà doveva essere la sorella. 100%. Ci sta. Ah, pensate a te, c'ha gli occhiali, si vede, dai, va là. Favore, finito, è il mio capolavoro. Ecco, ti capisco. Some new followers here. Vabbè. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Wow, sexy! Sexy! Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Oh, congrats on reaching your follower Come on. Goal! We want sexy pics on Stop! Stop! Please! Pronto? I'm sorry. De che? You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Sì, però sta musica non è un po' alta, cazzo. Sì. Ah, ah, te lo dissi. Te lo dissi. Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? Ragazzi. Prevedibile. How could I forget that? Boh, butta giù, batto il cazzo. Boh. Then, who's this? Scoprilo. Find it. No, find it e trovalo, non è scoprilo, tanto per cominciare. Signor. Beh, finora ci ho azzeccato abbastanza, tendenzialmente. Sì. Va bene. Mettiamola così. Per ora che succede? Glitcha? Corro? Me ne vado? Ecco, corriamo. Entro di qua? Ci sentiamo. Non so se c'è qualcuno dietro, non ho capito. C'è il mostro. Non so se sto facendo la strada. Mostro di Firenze. Dove cazzo? Ah! Porco di... è successo. È successo. Ho capito adesso perché. Tra l'altro, vabbè. Brutto com'è. Ah, rewind. Dall'inizio no, eh. Ok. Ok, ok. Va bene. Allora, è just a dream. Allora, rifa. Ora me lo aspetto. Stiamo calmi. No, non devo andare a sinistra, capito? Andiamo per ti di qua. Perché io sono riuscito a passarlo. Io no. Aspetta, prima ho sbagliato strada. Stai sulla destra. Mi sono fatto male alla gola, hai presente? però mi hai rotto il cazzo. Aspetta, perché lo...
Allora, come hai fatto? Cioè, nel senso, lo devi dribblare, perché io l'ho beccato di nuovo. No, devi tornare indietro. Ah, ecco, vedi. Cioè, tu te l'hai davanti. Io istintivamente sono tornato indietro e poi fai la strada e gli giri dietro. Io gli sono andato addosso perché ho dato per scontato che oramai ero spacciato. Non gli ho detto, oh Cristo. Sto impazzendo. Vai, va là. Corri. Allora. Tant'altro non fa nemmeno così paura, cioè se non te lo trovi all'improvviso. Allora, a questo punto forse mi conviene passare da sinistra. Arrivo qua, lo vedo! Vengo di qua. Scappo di qui. Passo di lì. Lo prendo e bestemmio, Cristo. Dove sono? Ok, fatto. Ok. Sul tetto, chiaramente. Ok, tutto a posto? Maya died. Ma la sua arte vive, giustamente. But her art lives on. Dicevo che così, impressioni a caldo, è di un una bellissima idea. Secondo me hanno anche delle belle tematiche realizzate un po' così. Adesso vediamo un attimo dove andiamo a parare. Notice me, senpai. Quindi magari la madre incolpava pure lei per la morte della sorella. Maybe I can be like her. No. Here goes. No. Ah bon. Ma che cazzo? Ma è un loop? Direi proprio di sì. Am I back at the villa? But why didn't I die? Ok. Allora. Ok. Buono in realtà, perché ero straconvinto che fosse finito lì e ho detto no raga. Scusa. Esatto, cioè così. Non me ne vado finché non lo scopri. Ho capito. Non me ne vado finché non lo scopri. No, non me ne vado finché non lo scopri. Ah, non te ne vai finché non lo scopri. Attenzione. What the fuck? Ok, allora no, perché avevo già la recensione pronta, cioè... Sì, se finiva così sei rimasto di cazzo, sei rimasto muto a guardare dove il messaggio di quelli di Silent Hill. Di Silent Hill. Ma non per qualcosa, perché ci sta, a quel punto ci sta come gioco indie su Steam, sai, come roba tipo... Per sensibilizzare, che va bene, però... Ah, è morto il telefono. Ragazzi. È minchia. Ok, quindi è un loop. E va bene. Quindi dobbiamo fare la stessa strada, credo. Solo che lì sono più leggere un cazzo. Cioè vai avanti. Però quando si vede un cazzo senza luce, eh? Vero, cioè, anche no, questo. Vabbè, più o meno. Beh, a parte che mi sta laggando tutto pesantemente. Bad girl gets an empty plate, capito? Esatto.
però Dio fa di traumi ai bambini. Cioè, capito, c'ha la mamma bastarda e poi per forza che... Chi è che fa la luce? Ah, la lampada. L'altro classicone, tutta colpa tua. Ah! Cazzo, eh? Ok. Entriamo qua. Sì, sì, a questo punto mi sa che vanno riesplorate tutte le stanze. Qua cosa succede? Sento dei rumori di merda. Ok. Hanno deturpato l'arte della... What? Who would do this? Non tornare indietro. Paura che arriva un mostro. Non mi fa più paura, oramai lo conosco. Lì ci hanno messo le assi. Mi sa che... Quindi andiamo qua. Una stanza nuova? Sembra una stanza nuova. Sì, sì. Ok. Freccetta. C'è un cri... Chi è quello? Ah, ma mi hai preso un mezzo... Vabbè, sudori freddi mi sono presi. Qua, da trami la fantasia... Oh. Solitudine ansia negli adolescenti, seconda parte. Tutti gli adolescenti intervistati hanno subito gravi problemi psicologici a causa di traumi del passato. Curiosamente, ognuno di loro ha concettualizzato questi problemi trasformandoli in storie incredibilmente fantasiose. E cazzo, una ragazza ha assegnato a se stessa il ruolo di un'eroina tragica, si è convinta di essere stata in balia di una matrigna violenta e che da qualche parte attenzione, ci fosse la sua vera e amorevole madre. Un'altra ragazza vedeva le proprie ferite di infanzia come stigmate, al punto da credere che sarebbero sbocciate fino a diventare meravigliose storie di ciliegie. Sono lei e la sorella. Queste storie racchiudono le avversità più estreme e nascono dal profondo desiderio di fuga di fronte a un dolore insopportabile e all'odio verso se stessi. Più profondo è il trauma, più fantasiosa è la storia che le racchiude. Wait, it's back on. Lì si va del balcone. How could somebody do this? Qua c'è il cesso. Il cesso non c'è nessuno. Sei troppo piena di te. Che è sta merda? Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. No, 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 no! Porca bastarda, ma siete scemi tutti quanti. Vabbè. Ok. Balcone. E non mi fa guardare. What's this? È diventato un buco profondo. Gente di merda. Come cazzo faccio a passare? Ammazzate, cazzo. È diventato un bottomless qua. Sì. Ah, era la stanza che prima rimaneva chiusa, che potevano guardare solo da fuori. Sì, esattamente. Ok, va bene, quindi adesso è diventato un buco senza fine. Pronto? Esatto. Amelie, prendi le medicine. Just like before. Ma... Raga. In che senso? Purtroppo è così. Oh, t'ha detto di sì. You're so good to me, but you're leaving me behind. Ma non è vero, sta andando all'università, sei tu che hai deciso di non andare, cosa sta dicendo? Did Maya really not say anything? Like at all? So what'd you think of the book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's
That's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Ok. Sul muro ci sono gli insulti, chiaramente. Lettera. Ok. Letters. Chi è che prova ad aprire qua? Che faccio? Vado dritto, vado a sinistra. Che cazzo. Arriva a sinistra. Qua c'è di nuovo. Adesso. Questo abbiamo già letto. Forse qua si è aperta una stanza nuova. O forse no. No, questa c'era già. Sono confuso. Ah, no. Vedi qua c'è un altarino. Ah, qua c'è l'altarino, sì, è vero. Altarino buddista, qua. Aspetta un po', prima fammi leggere il libro qua. La fede nella strega di Kettenstadt. I seguaci della strega di Kettenstadt condividono svariate pratiche con i moderni Wiccan, ad esempio la preghiera per ottenere raccolti abbondanti e la venerazione di una divinità. L'elemento che contraddistingue questa fede è l'unione di tradizioni occidentali e orientali. Dietro la congiunzione di queste tradizioni c'è una teoria alquanto fantastica. Negli anni 30, periodo nel quale imprenditori e operai giapponesi e tedeschi collaboravano per promuovere la crescita economica e la prosperità, ci fu uno scambio di credenze culturali, da cui la fede delle streghe. Wonder what those guys are talking about. Chi? Cosa? Fortune telling? A lot of people are getting into that, huh? You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. Ma scusami, non era la sorella Maya? Ma sono inventato. A quanto pare no. Ma sono inventato io. Io ero convinto fosse la sorella, non so perché. Io ero convinto fosse la sorella. Però forse mi sa che è solo un'amica bestiale. Perché la congiunzione tra Giappone e Germania l'aveva azzeccata, era abbastanza facile. Vabbè, sì, questo si era capito. Ravensburger. Non ho ben capito. If you want food, what I say. La mamma era un po' bastarda. Dai, tarocchi qua di Jojo. Esatto. Cazzata veramente come le bestie. Nella cultura giapponese il sacrificio è strettamente legato al concetto di bellezza e l'arakiri, un antico rituale per il suicidio, ne è un celebre esempio. L'idea alla base di questa tradizione è che il suicidio sia un modo per purificare se stessi e il mondo dalle proprie trasgressioni. Tuttavia, chi appartiene al mondo occidentale potrebbe confondere questo concetto presumendo erroneamente che i giapponesi bramino una morte bella. Gli abitanti del moderno Giappone, tuttavia, non vedono più il suicidio in buona luce. La vita che valorizzano non è quella biologica, bensì quella sociale, in cui la morte ha il ruolo fondamentale di proteggere la vita stessa. Chiaro. E usciamo. Usciamo, ci sarà di nuovo la bestia di Satana. Invece esatto. No. Va bene, allora andiamo più in là. Allora, qua è dove c'era il balcone, ci siamo già stati, andiamo in là. E va bene. Qua, trash room ora si può aprire, che prima era chiusa.
E incredibilmente c'è la monnezza, avrei mai detto. È tutta colpa tua, solo tua. Sei una stronza di merda. Mi hai rubato la mia unica amicizia. Il tuo posto in questo mondo è... tutto, non ti importa di niente. Per te sono invisibile, mi fai schifo. Non hai talento, non sei speciale. Secondo te quelle macchie del cazzo sono arte. Sei sbucata dal nulla e rovinato tutto. Vaffanculo, non voglio più vederti. Sei una testa di cazzo, mostro di... vabbè. Quindi qualcuno ce l'ha un po' spinta, fondamentalmente. Qua c'è la 207, che forse prima non abbiamo visto. Esatto, è aperta. C'è il cesso. Facoltà di medicina nella Medizinske Universitat Deutschland Orientamento. Gentile matricola, le diamo il benvenuto alla Medizinske fondata, va bene. Oh, bestiale. Ah, devo andare a me lì. Eccola lì, la migliore. Dimmi tutto. Mi mettono l'angoscia sti messaggi. Fisico ce l'hai. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Vabbè. Vabbè, qua abbiamo Jeff the Killer, North River. Oh, oh, l'audio, che è successo? È andato via l'audio per un attimo. Da quando mio fratello è tornato per Natale non sono più riuscito a studiare. È carino e mentre studio non mi disturba nemmeno, ma quando mi fissa non lo sopporto. Quando eravamo piccoli lo faceva per scherzare, ma la cosa mi ha traumatizzato. Ora detesto tutte le persone che mi fissano. È assurdo che le altre ragazze girino per la scuola e la città così svestite. Credo di aver finalmente trovato la mia routine di studio. I miei voti sono davvero ottimi, anche se ultimamente mi preoccupano molto le frequenti liti dei miei. Oggi si sono urlati di nuovo, ho chiesto alla mamma il motivo e non me l'ha detto. Ci siamo, domani è il giorno del test. Mamma mi ha detto di essere orgogliosa perché ho lavorato tanto, quindi sono felicissima. Non è la mia vera mamma, ma so che mi vuole bene e gliene voglio anch'io. Mamma, devi stare calma, se fumo qualche canna e sono ancora sveglio quando gli altri vanno a nanna. No, io come un coglione ho detto, ma dove cazzo sta leggendo?